Il premier israeliano Benjamin Netanyahu arriva a Washington oggi per un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che ha il sapore di un braccio di ferro. Avviene infatti all'indomani delle parole proferite da Obama l'indicazione più chiara mai avanzata dal presidente sui compromessi che israeliani e palestinesi devono trovare per risolvere il conflitto. I confini di Israele e della Palestina dovrebbero essere delineati sulla base delle linee di demarcazione del 1967 con scambi di territori concordati tra le parti, in modo tale da stabilire confini sicuri e riconosciuti da entrambi. Netanyahu ha respinto con forza la richiesta di Obama, critiche sono arrivate anche dai repubblicani statunitensi. Nel mondo arabo le reazioni non sono univoche. A Gaza un cittadino commenta. Sfortunatamente i discorsi, specialmente quelli dei leader americani, sono ripetitivi. Si fanno promesse che poi però non vengono mantenute. Gli Stati Uniti continuano a procrastinare e questo va a vantaggio di Israele. Il discorso di Obama arriva mentre il governo israeliano ha dato il via libera alla costruzione di oltre 1.500 nuovi alloggi all'interno di insediamenti ebraici a Gerusalemme Est.